Allora, amici, i Loi contro chi sono? Maokai? Ok, no, se sono contro Maokai vado di corrotti. I Loi è uno dei miei vecchi cavalli di battaglia. Ricordo che nella lontana, credo, stagione 6 o 7, comunque giù di lì, mi ci fissai veramente tanto con il Loi e feci da gold il diamante solo con lei. All'epoca era molto più forte, in realtà, perché i campioni top erano un po' tutti i tank, cioè era il meta dei tank, e il Loi li sbrindella i tank. Lei si può... Al momento è abbastanza forte, anche se l'hanno nerfata. L'hanno prima buffata e poi nerfata. Però è abbastanza fortina anche da... da far spiccare. Dovete ricordarvi che... Allora, i ranged vi rompono un po' il cazzo. Però potete giocarvela contro i ranged. Urgot è un counter abbastanza grosso, perché vi one-shot i tentacoli. Yorick è la cosa più brutta che potete trovare. Dicevo, Yorick è la cosa più brutta che potete trovare contro. Fate veramente tanta fatica contro Yorick, perché coi tentacoli non gli one-shottate gli omini, ma lui vi fa un male cane. Sì, morde pure, rompe il cazzo, perché se si gioca bene la R ti spari i tentacoli, però si può giocare anche contro di lui. Palle. Forse era meglio... Learn! Ecco, Maokai non è un problema. È noioso perché si cura. Ma che cazzo è sta roba? Ma che cazzo fa sto tizio? L'Ignite. Ma l'Ignite con Maokai? Ma cosa sto guardando? Vabbè. Stavo dicendo, Maokai non è per nulla un problema. Che... Lui è un tank, ok? Noi lo outscaliamo per forza e non ci farà, non dico quasi mai danno, ma non ci farà quasi mai danno. Il Loi vuole, anzi pretende, per funzionare bene, che il nemico gli venga corpo a corpo. Se corpo a corpo con il Loi, diciamo che non è che non vince quasi nessuno. Ci sono dei campioni che, utilizzando varie abilità, possono rompere il cazzo, però... In teoria, corpo a corpo con il Loi non vinci. A meno che magari non sei Darius. Perché, vedete, lei vi porta dentro i suoi tentacoli vi schiaccia con essi. E quando avremo la R, ciao proprio. Ovviamente il Loi c'ha un grosso difetto, ovvero che quasi tutto il suo danno si basa sulla buona riuscita della E. Se voi non hittate la E... Fate la metà, se non un terzo, di tutto il danno che potreste fare. Quindi il nemico può tranquillamente doggiarvi la E. Non così. Il nemico può tranquillamente doggiarvi la E. E poi attaccarvi. Lui è stupido. Boom. Però se non riesce, come vedete, si prende una fracca di danni. Che brutta stai. Quindi... Il consiglio è, se failate la E, giocate un pizzico più difensivo, a meno che non siete veramente troppo fiddati, eh. Questo è un problema. Perché ho flashato sotto... Un'altra cosa, finché non avete la R, non ha senso andare troppo avanti. Quando avremo la R potremo fare il cazzo che vogliamo. Finché non ce l'abbiamo, non vi consiglio di andare oltre qua, a meno che non sapete per certo che il jungler non è vicino. Se no succede questa cosa. E ve lo metto in culo. Io ora... In realtà non ha molto senso che metta il Gauntlet. Aspetta. Il Gauntlet ve lo metto perché comunque... È un item che sinergizza molto bene su di lei. Nonostante Maokai sia AP, ci faremo lo stesso il Gauntlet, perché ha una passiva dell'oggetto che sinergizza benissimo con il Loi. Cioè ti slowa ogni
ogni abilità che fa. E così rimani sempre dentro i tentacoli e prendi cazzo. Ok, lui va giustamente tank. Ricordatevi che la W contro un tank è da spammare. Ok. Oh, e adesso, ora che abbiamo la R e siamo sotto torre, avviene quella che io chiamo la danza del tentacolo. Voi vi mettete qua, in mezzo a questi due tentacoli, pushate ogni cazzo di volta, e appena lui si avvicina a prendere un minion... Vabbè, avete capito il concetto, ora io l'ho missata, però questo dovete fare. Non preoccupatevi del jungler, perché se il jungler viene qui, in mezzo a questi due tentacoli, muore. Sta piacendo. Ecco, qua dovete avere un po' di predict, eh. Ora io faccio la wave. Aspetta, ora è sempre così. Qua i nemici hanno due possibilità. O provano a venirmi in due o tre, compreso il jungler. O se no, semplicemente prendono il cazzo, non possono far nulla. Non vado, no, non ci vado a lui. Ora, io so che Volibear è qui. Mi voglio far gankare apposta. Perché voglio farvi vedere quanto è forte sta cosa. Però sono stronzo e misso la E. Ah, ma che male mi ha fatto lui poi. Ecco, se io non fossi stronzo e non missassi l'abilità principale, l'avrei uccisa. Vabbè, sti cazzi. Continuo dritto. L'ignite mi dà un po' fastidio, sono sincero, perché non mi consente di curarmi. L'anticura è abbastanza noiosa per me. Comunque potevo andarmene, potevo tranquillamente andarmene e non rischiare, ma volevo farvi vedere volevo farvi vedere la forza di sto campione. Ora è anche vero che sto Volibear è gigante. E il mio jungler fa sbocco. E la mia botlane fa sbocco. Però... Ah, non interessa. Finché metto pressure. Tanto poi in late tutto quello che farò sarà... In late tutto quello che farò sarà semplicemente continuare ad andare in side lane. E prima o poi outscalo tutti, eh. Cioè, Maokai lo outscalo. Volibear non potrà far nulla. Le palle che mi toglie i tentacoli. Che male fa sta Q? Oh! Sì, però le mie mani stamattina sono... Sono un po' fredde le mie mani. Allora, vi dirò la verità. Avrei dovuto startare di Black Cleaver. Contro i tank di solito si starta di Black Cleaver. Contro Riven, Irelia, Fiora o comunque Bruiser che fanno tanto danno, si starta di Gauntlet. Qua, colpa mia. Però pensavo non ci sarebbe stato bisogno di avere tanta penetrazione di armatura. E invece... Cioè, tutto questo perché sono behind. Se fossi stato ahead, sti cazzi, potevo anche farmi... Ok. Cioè, comunque vedete, vinciamo lo stesso. Ora il problema è Volibear. Dov'è Volibear? It is the storm that is life. Tra l'altro mi sta impedendo di pushare. E giustamente lo sa che non posso. Cioè non può permettersi che io li vada sotto torre. Se no continuo a fare la roba di prima. Lui penso sia lì nel cespuglio. C'è Volibear, me ne vado.
Che palle che è sto tizio. Forse potevo non flashare e andare dritto, eh. Ehi, tentacolo, scusi! Lei dovrebbe attaccare. Ce l'ho il gauntlet, ok, c'ho il gauntlet. Allora, facciamo una piccola... No! Ma sei stupido? Vabbè, dai, puntiamo. Non ho più mana! Non ho più mana! Che culo sto Volver. Ho finito il mana, amici, c'è un problema. Madonna, si vede che non sono più capace di giocare in LoL, eh? Porca puttana, una volta ero un mostro. Però dopo che non giochi qualcosa per tanto tempo, ci sta. Sto figo una scimmia. Chi non lo è? Chi non lo è qua dentro? Gianna, forse. Anche io al momento sembro una scimmia. Siamo tutti degli scimpanzé. Siamo un po' tutti scimmiette. Come dice Franchino. Ho missato quel cannone, voglio morire. Comunque sì, dovevo fare Black Cleaver, cioè, ma... Totally my bad qua, eh. No, non sono in bronzo, sono in emerald. Totally my bad, ripeto qui. Ciao, avvocato. Ora, non dovrei stare qua perché non ho né flash né R. Quindi se mi gankano probabilmente crepo di nuovo, però... Sono un po' impaziente. Vabbè, la R ce l'ho tra 13 secondi. Oh, finalmente. Ma io vorrei un tentacolo qua. Si può avere, eh? Grazie. E ne vorrei uno. Ma non posso metterlo quello qua. Ok, Volibear non c'è. Allora, se il jungler non c'è, state tranquilli che il nemico non vi ammazza. Cioè, Maokai non mi ammazza. Però voglio i tentacoli messi. Allora, una cosa importante di Illaoi. Quando lei utilizza la R e fa quel salto che mi avete visto fare, è immune a qualunque CC. In realtà non c'è scritta nella sua abilità, però lo fa. Quindi ho utilizzato... ma voglio sta placca. Non dovrei morirci. Ok, dicevo, ho utilizzato la R per impedirgli che la Q mi buttasse sotto torre. Se io vado back, mi faccio le Mercury sicuramente, perché tanto... mica, ma voglio birra D comunque. No, mi devo fare le Mercury per forza. Allora, ragazzi, col senno di poi... Sì, però, madonna, ho fatto veramente schifo. Potete morire tutti quanti così? No. Dicevo, col senno di poi... Mettevo Black Cleaver e poi facevo questo. E probabilmente avrei skippato l'Iceborne Gauntlet. Ma io sono stupido e ho fatto la build peggiore possibile. Of course. Però vabbè, voi prendete quelle cose positive, ok? D'altronde gli errori servono per capire, no? Ha preso l'Art Steel, sì. Anche perché la E fa danno percentuale. Ma se non ho abbastanza... Ma la vuoi smettere con sto Ignite del cazzo? Madonna, mi sembra di picchiare un muro. This is motion.
Non so chi dei due è più scemo, nel senso, entrambi tiriamo abilità un po' a casaccio. Vabbè, l'ho abbastanza fatto danno. E è qua, vieni. Morirai prima o poi, tu morirai prima o poi, Madonna! Madonna della Dodonna! Se non ti curassi come un drago. Se arriva Volibear sono fottuto. Ecco. Non serve manco flash. Ora sì. Dai, lasciami stare! Vabbè. Porca troia, affidato con... Ma come cazzo? Ma che danni. Che noia, vi giuro, che noia. Che noia il fatto anche che mi ha sittato dall'inizio alla fine. Non sono ancora riuscito a prendere sta cazzo di torre. Cioè, 16 minuti. Io dovrei essere qua. Cioè, io dovrei essere qua a 16 minuti. Invece sono qua. Comunque ho il sentore che l'hanno nerfata un po' troppo, Cioè la sento debole, di danni la sento veramente debole. Sto fatto pure l'Herald. Un'altra volta. Ma è il tuo fidanzato? Cioè, fammi capire, sei fidanzato con un albero? Ti scopi la sua corteccia la sera? Sì, il Gauntlet è proprio useless. Sì, ripeto, il Gauntlet è forte... Il Gauntlet è forte contro i Bruiser, contro il tank, devo andare Black Cleaver e basta. Ago! Senti. Vabbè, però ti picco e ti faccio male, senti, vaffanculo. Guarda sto pezzo di fango. Cioè, ce l'ha proprio con me. Lui è solo qui. Guardalo! Ma poi i miei amici come fanno a morire? Basta! Babbo. Guardali! Mimì e Cocò! Ma io sono morto. Ma ora mi ulta. Non male che c'ho qualcuno che mi ha parato. Eppure questo adesso. Ma noi abbiamo una speranza di late, mi sto chiedendo questo. Madonna, voglio il Black Cleaver, cazzo. Ah, potessi tornare indietro nel tempo e non mettere sto schifo di item. Niente, raga, continuiamo. Cioè, in realtà io posso mettere pressure con il Laoi anche da 0-3, cioè me ne fotte il cazzo di essere 0-3. Ma che sta a fare questo? Ma quante Sunfire si vuole mettere? Yeah, in Killing Spree. Senna. Bello il non danno. Ma sì, lui ignite a caso, ma non lo capisco sto tizio. O mi stanno trollando apposta, tipo. Oh,
Vabbè, i miei tentacoli fanno 5 di danno. Urca anche io, però. Allora, c'è da dire che la mia mira fa sbocco, eh. Kid Ignite perisce. Deve morire, raga. No, devi morire. Queste sono le cose che mi fanno ricordare perché... perché esiste il male nel mondo. Me ne fotto. No, me ne sbatto. No, questa torre va giù. Questa torre va giù. Vabbè, ho il Black Cleaver, dai. Ah, vanculo. Senti, cosa devo dire? Speriamo che carri questo shutdown, cioè... Ok, ora posso fare del danno. Allora, in teoria, io dovrei continuare fino alla seconda torre e poi andare bot. Però il problema è che c'è già il Baron, quindi... Let me bot. I need to split. So you can do Baron while they come for me. Basic macro del game. Una cosa che sanno anche... Mate, te devi andare a fanculo. Yeah. You understand English? Devo cambiare lingua? Non so. Che sta facendo sto guai? Non si sa. No, non dovrei stare contro Wei, ma... Vai, Senna, usa il mio shutdown! Brava! Non ho resistenza magica! Questo potrebbe essere noioso. Non posso... Vabbè, sentite. Tanto l'importante è che loro hanno vinto, possono farsi il Baron? No, non credo. E dai, vieni qua, fatti tentacolare. No. Vabbè, che me frega, io farmo. Poggiamo le schizzo e schizzo. Non lo prenderò mai. Non lo prenderò mai. Ho sentito un, sento un TP. Non so dove, ma sento un TP. Ah, eccolo qui. Sai cos'è il Black Cleaver, brutto albero di merda? Una cosa che avrei dovuto fare tempo fa. Vedete, ragazzi, col Black Cleaver... Ah, così è così. Forse è meglio che io vada via. Forse è il caso che io me la dia a gambe. Allora, non sarebbe male fare... Speed Visage. Eh sì, Speed Visage. Fare un oggetto di essenza magica. Ma... devo mettere sto coso qua che è ultra iper broken. Ricordatevi, Illaoi non joina mai fight. Mai. Illaoi splitta. Sempre e quasi sempre. Sono rarissime le occasioni in cui... Ah, t'ho preso. Sono rarissime. Oh, ancora!
Raga, sono in due. Sì, hello, Tribot, you are not doing Baron, hello. Sto giocando con Pippo e Paperino. Sto giocando con Pippo e Paperino. Vabbè. Ecco, in tre è un po' più difficile. Però bastava che loro andassero al Baron e vincevamo tranquillamente sto fight. Sono Sora? Sì. Sora Lel. Sora cazzo. If I hate something, I destroy it. Sì, ma sono Pippo e Paperino quando finiscono le magie. Quando finiscono il mana e danno solo autoattacchi, ok? Poi lasciamo stare che Paperino è considerato il Black Mage più forte di tutto l'universo di Final Fantasy, però. Ma uè, perché sempre bot? Ma cazzo, sei il mid laner, ma vai a fanculo! Perché split e basta sto pezzo di merda? Cioè, le cose al contrario! Le cose al contrario! Cioè, questo dovrebbe stare qua, e ma quello dovrebbe stare contro di me. E invece no. E loro hanno anche il coraggio di perdere. Io non sono ancora riuscito ad andare dritto su sta cazzo di torre. Mi manca ancora un po'. Oh mio Dio, che palle. Meno male che Senna fa cose. Fate il Baron. Torno top. Tanto ora fanno il Baron e non sarà più che sto bot. Ma chi sono io? Ma lo fanno apposta, ma sono stronzi. Ma siete stronzi, ma avete lasciato. Vabbè, l'abbiamo fatto lo stesso. Allora vado a farmi l'item broken, dai. Ok. Mo mi sento invincibile. Adesso non dovrebbero rompere più il cazzo. Cioè, questi due me li mangio. Lui rompe i coglioni perché è ranged, questo me lo mangio. Questo qua... c'è il Kraken, boh, vediamo. Chase what is desired. Chase what you desire. Non devo andare dritto adesso, però. Ho il Baron, dovrei andare drittissimo, ma... Il problema è che se il mio team non mi dà nessun tipo di pressure, loro vengono tutti top, mi ammazzano e poi joinano il fight. Quindi aspetto che mi danno... Ok. Sono tutti bot. Ciao, ti ricordi di me? Ma che facciamo? La gara chi si cura di più? La vinco io, eh? Non te pensa? La vinco io. Take dicks.
Scusate, ma dovevo farlo. Raga, la vendetta ci voleva, la vendetta ci voleva. Cioè, mi hanno letteralmente sittato tutto il fottuto tempo. Ok. Raga, il Loi contro i tank è così, cioè... Sì, si gioca da sola. Prendi una E e poi balli il valzer del... E poi balli il valzer delle dita sulla tastiera. Come Katarina, va così. Non puoi sbagliare. No, oggi mi sembra troll. Resistenza magica... No, mi sa che faccio questo. Non lo so. Sì, no. Non lo so se hanno... No, non ce l'hanno. Se l'è messo adesso. Però mi ha ignitato coso, mi sa. Penso mi abbia ignitato Maokai. Ma ti dirò, anche con la riduzione cure vincevo lo stesso. Lui è recidivo però, eh. Lui è recidivo, nel senso... Non si arrende. Bravo, sei bravissimo. Brava, vaffanculo. Ah, però non trolliamo a un passo dalla vittoria. Senna è morta. Senna è morta. Peccato. Io sì, sto tirando dritto. Però mi sa che dovrò joinare sto fight. Anche perché Wei sta tornando. Vado via perché non posso stare anche contro Wei. Mi risparmio il TP e vado. Allora, questo è uno dei rarissimi momenti in cui Loi può fightare. Okay? Può. Team fightare. The waves will drag you down unless you fight to shore. Di solito non lo fa mai, ma. Take back your spirit. Perché esageri? Niente, proprio il troll dei troll siete, eh? Io sono morto. Niente, hanno voluto trollare all'ultimo. Unlucky, ragazzi. Hanno voluto trollare all'ultimo. Peccato. Rumble ha proprio detto sì, dai, tiriamo dritti e perdiamo la partita così a caso. Gianna e Senna stessa identica cosa. Diego stessa identica. Oh, tutti uguali. A questo punto col drago maggiore diventa più difficile. Don't play wait. Tormail, cura. Ma lui fa malissimo. Fa troppo male lui. Però senti, sai che vi dico? Io me la faccio la spedita, vaffanculo. Worka troppo bene con lui. Senti, 25% più di cura. Cazzo me ne fotte. Certo, sicuro, assolutamente sì, è giusto così, vai.
Rimane vivo con 2 HP, va tutto bene. I guess I lo- we lost. I nabbi hanno vinto. Unlucky. Non posso fare nulla. Cioè, tutti i draghi e manco uno. È veramente... veramente brutto, eh. Veramente brutto non aver preso neanche un singolo drago. Una mid gap allucinante, vero? Ma anche jungle, eh? Mamma mia. Mid jungle gap, un burrone. Un buco nero.